Con la cerimonia di consegna del premio di giornalismo e multimedialità Cilento Vallo di Diana ed Alburni, svoltasi ieri all'Istituto Sacco di Sant'Arsenio, è terminata la 2 giorni per festeggiare i 20 anni di impegno per la natura del Mediterraneo del Centro Studi Tegea di Sant'Arsenio, diretto da Pietro Coiro. Il premio quest'anno è stato conferito a Monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. Come consuetudine, anche quest'anno sono stati consegnati dei riconoscimenti a Vincenzo Allegro, Vito Capaccio, Angelo Greco e Pasquale Masù. Un riconoscimento speciale è stato conferito a Don Giampaolo Vingelli. Infine è stato consegnato un attestato di benemerenza per i 45 anni di apostolato a Don Antonio Briglia, parroco di Sant'Arsenio. Sì, sicuramente è un appuntamento molto importante, ma al di là di questo appuntamento ce n'è un terzo, perché ci sono i 45 anni di apostolato di Don Antonio Briglia qui a Sant'Arsenio. Sicuramente sono 3 ricorrenze per noi molto importanti, sia il Centro Studi, sia il Premio di Giornalismo che Don Antonio. Quindi siamo reduci da 2 giorni ricca di appuntamenti e soprattutto è stato importante per noi rivedere tante persone che hanno collaborato con noi in questi primi 20 anni di vita. Prossimi progetti? Prossimi progetti sicuramente faremo delle cose, torneremo sugli appuntamenti di formazione tipo gli eventi formativi ECM per i medici, ma sto studiando qualcosa per meglio organizzare questo appuntamento importante che è il premio di giornalismo. Ho molto seguito e assecondato questo percorso senza alcuna invasività, ma semplicemente accompagnandolo, perché mi sembrava e sembra tuttora, e non soltanto a me, che sia degno di nota e anche di sostegno nei limiti di quel poco che le istituzioni possono e che a mio giudizio debbono assicurare ad iniziative di questo genere perché sviluppino la propria capacità di relazione territoriale, il legame con la comunità scientifica a livello nazionale ed internazionale, con il mondo istituzionale e politico e poi soprattutto l'attività di ricerca che il Centro Tegea ha saputo portare avanti con grande rigore, con grande professionalità ma anche con proficui risultati. Senz'altro l'affetto è grande, da parte mia c'è tanta riconoscenza, anche se dinanzi a Dio mi sento sempre manchevole. Sia Dio sia i sant'arsenesi meriterebbero tanto tanto di più, per cui mi affido a quelle che sono le vostre preghiere e il vostro affetto e la vostra stima e vi ringrazio. Beh, sicuramente ogni centro studi è sempre una ricchezza, è sempre uno spazio nel quale ci si può incontrare per dialogare di quelli che sono i grandi temi e della realtà, diciamo, locale, ma anche di realtà locale aperta, diciamo, a dimensioni molto più ampie. Poi diciamo, gli facciamo gli auguri perché questo possa continuare e possa essere di grande sostegno, anche di incoraggiamento, insomma, al cammino del nostro territorio e della nostra gente. Poi il resto, insomma. Un commento al premio che le sarà conferito? Ma vabbè, il premio è soltanto, diciamo, un invito a continuare il cammino.